Buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito leggendo il disclaimer. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdite del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, credo che mi sentiate comunque, sentite la mia voce, vedete anche Paolo. Questo è il quarto appuntamento con Paolo Serafini della nostra serie di webinar dedicata alla giornata tipo di un trader professionista. Abbiamo parlato di diverse cose nei primi tre webinar, soprattutto su strategie e comunque setup operativi. Questa sera poi invece ci concentreremo sulla gestione del trade e Paolo entrerà ovviamente nel dettaglio. Prima di entrare nel vivo, però, come sempre, sapete, c'è una piccola presentazione del broker che rappresento, che è Tikmill. Le caratteristiche principali di Tikmill sono: è un broker globale pluriregolamentato dalla FCA, dalla SAISEC e dalla FCA delle Seychelles, registrato presso la Consob. Offre strumenti sia CFD e futures, perché abbiamo lanciato da diversi mesi anche i prodotti regolamentati attraverso la piattaforma CQG. Quindi i prodotti regolamentati come future opzioni sono tradabili esclusivamente con la CQG oppure con connessioni API, mentre gli strumenti CFD rimangono sulla piattaforma MT4. Sul discorso che facevo prima delle connessioni API, possiamo offrire il nostro data feed sui future per collegarlo alle varie piattaforme come Multichart, TradingView e SierraChart. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi, e ci sono diversi metodi di pagamento disponibili, come ad esempio PayPal, Skrill, carte di credito e bonifici bancari. Sui future, invece, il metodo di pagamento è soltanto attraverso bonifico bancario. Ovviamente Tikmill, essendo un broker non dealing desk, permette qualsiasi tipo di strategia, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, e gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato. Qui io mi riferisco ai prodotti CFD, dove sono disponibili diverse asset class come il Forex, gli indici azionari, le commodity e i bond. La piattaforma, inoltre, potete utilizzare una piattaforma demo illimitata, la MT4, e quindi poter fare poi tutte le prove del caso. Ritornando sul discorso dei future, diamo l'accesso ai mercati regolamentati, quindi delle varie borse mondiali come il CME, il NYMEX, eccetera, attraverso, appunto, come dicevo prima, la connessione, la piattaforma CQG oppure connessioni API. Allora, poi per tutte le informazioni del caso potete contattarmi a giuseppe@tikmill.com. Prima di passare la parola a Paolo, volevo mostrarvi una promozione che abbiamo in corso sulla TradingView, quindi ritorniamo sul discorso dei futures, perché fino ad ottobre potete utilizzare la piattaforma di TradingView Pro con il data feed di Tikmill senza pagare il costo della TradingView Pro, che è di circa 15 euro al mese, se non sbaglio, e inoltre avete anche il data feed gratuito, perché di primo livello, quindi sul miglior bid e ask, e potete così cimentarvi magari con i mercati regolamentati disponibili attraverso Tikmill. Quindi basta andare sulla piattaforma di TradingView e, dopo aver collegato comunque il broker Tikmill, vi compare una lista con tutti i prodotti negoziabili con Tikmill attraverso, appunto, i vari future del CME, oppure anche le commodity e addirittura anche il Bitcoin. Quindi, sempre anche qui, se volete comunque maggiori informazioni su questa promozione attiva, potete contattarmi all'email che vi ho segnalato prima. Allora, io ho terminato la presentazione e do il benvenuto a Paolo. Ciao Paolo.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i telespettatori. Ok, io puoi condividere tu Ok, il monitor, io l'ho condivido interrotto. subito il monitor. Ok. Ok, dovrebbe vedersi la piattaforma Epic, mi sembra. Sì. Allora, Paolo, come dicevo, nei primi tre appuntamenti ci siamo focalizzati più che altro su setup in ingresso, strategia anche attraverso il CCI che vedo adesso sul tuo monitor. Abbiamo parlato anche di pattern come l'1-2-3 di Ross e anche di altre comunque setup da sfruttare nell'intraday, come magari anche riconoscere i falsi breakout o un breakout comunque diciamo di valore quando poi si crea un determinato training range sfruttabile nell'intraday. Questa sera invece ci concentreremo, come dicevi, mi hai detto prima di iniziare il webinar, sulla gestione del trade. Ovviamente se avete poi delle domande relative a quello che appunto Paolo andrà a spiegare, potete farle nella chat, io poi le farò direttamente a Paolo. Ok, Paolo, puoi Ok, iniziare quando vuoi. allora buonasera a tutti. Partiamo con l'argomento di questa sera che è appunto la gestione del trade, qua, che è una cosa veramente molto importante. Si fa sempre fatica a gestire i trade. Le perdite magari le accusiamo velocemente con lo stop, magari dopo alla fine facciamo fatica a prendere i bei movimenti e quindi gestire nella maniera ottimale il trade. È chiaro che quando abbiamo poca liquidità sul mercato abbiamo pochi soldi, ma entriamo con una size ridotta, e quindi con la size ridotta siamo sempre un attimo limitati sulla nostra operatività. Se entriamo con la size leggermente più grande, è chiaro che possiamo spalmare i nostri gain, casomai dividendo la size che siamo entrati con 3.000 azioni, ne vendiamo 1.000, 1.000 e 1.000. E dopo alla fine, dividendo la size, riusciamo anche a gestire meglio il trade. Per cui dividiamo magari prima size, ma ne parleremo durante questo webinar. E quindi vi dirò esattamente come cercare di gestire la size, sia se entriamo con una size ridotta, sia se entriamo con una size leggermente superiore, quindi con qualche multiplo di contratto un attimino di più. Allora, solitamente io quando entro cerco di entrare. Beh, aspettate un attimo, avevo visto una cosa qui adesso, se vi ricordate abbiamo fatto dei webinar, quindi vi consiglio per chi magari non ha visionato i webinar precedenti di andare direttamente sul sito, mi sembra, di Tikmill, quindi avete la possibilità di vedere gli altri quattro webinar che ho fatto. Su uno dei quattro webinar avevo parlato proprio del CCI, come cercare di entrare con CCI in base alle divergenze. E per chi ha seguito i webinar precedenti può notare velocemente che qui c'era un bel calicetto, e qui ce n'era un altro, addirittura non avevano più massimi, però c'erano due entrate, ma addirittura la prima entrata sul DAX di questa mattina, dove vedevamo che i prezzi venivano giù e l'indicatore andava su e arrivava proprio giusto sulla zona dove avevamo indicato le scorse volte, dove si poteva entrare magari sfruttando questo bel indicatore che è il Commodity Channel Index. Solitamente io sono contrario agli indicatori, ma questo è un indicatore che solitamente anticipa un attimino eventuali movimenti di mercato, li opero su time frame abbastanza bassi. Allora, ritornando al nostro discorso della gestione del trade, ci sono vari modi per gestire appunto la nostra entrata. Uno dei modi di entrare, magari avere dei target fissi, prefissati, ma dire ok, perdo, ho fatto l'entrata, perdo 30 euro, e metto magari il guadagno, prendo 30 euro magari, e metto il mio guadagno 3 volte superiore alla mia perdita. Quindi solitamente questa è una cosa un pochino più semplice da gestire, ma metto il triplo del mio ingresso, e quindi perdo 50, metto 150, perdo 40, metto 160. È chiaro che avendo parlato nei scorsi webinar di come io abbia degli stop abbastanza stretti, in cui dipende lo stop stretto anche dalla quantità di azioni che sono entrato, o la quantità di lotti che sono entrato, o quantità di future che sono entrato. È chiaro che se entro una situazione un pochino complicata nei miei ingressi, entro con una size inferiore. Se ho una situazione leggermente a mio vantaggio, vuol dire che ho una percentuale molto alta, che da lì il mercato possa ripartire, come è successo stamattina, magari sul DAX, che avevamo proprio questo livello qui molto importante sul DAX, è chiaro che io cerco di
sfruttare magari eventuali conversione del trend, potrei averlo preso molto a ridosso dei minimi della seduta. Per cui se io ho un concetto che molto probabilmente l'ho preso sui minimi di seduta, è chiaro che cerco di tenerlo più possibile gestendo il trade in maniera dinamica. Vuol dire che se il mercato mi rimbalza un attimo, solitamente io consiglio, è quello che faccio io solitamente, se vedo che il mercato l'ho preso, facciamo finta a 15.520, ok, ho preso il DAX 15.520, appena mi rimbalza su un attimo, dipende se ho un contratto o più, è chiaro che appena mi rimbalza di 5 tick, io metto subito lo stop in protezione alla pari. Quindi 5 tick di guadagno, metto lo stop alla pari. Vuol dire 15.520, mi va a 15.525, metto lo stop alla pari. Adesso qui non guardiamo i decimali, calcoliamo solo il punto secco, quindi 15.520 l'ho comprato, 15.525 mi metto lo stop alla pari. Se mi arriva magari e ho lo 5 tick stop, vuol dire che ho 15.515 euro, a 15 metto il mio stop, a 25 metto il mio stop profit alla pari. Se vedo che il mercato sta andando su, allora avendo un contratto solo è sempre un pochino complicato gestire l'operazione, perché dico ok, vedo che su questa zona qui, per chi ha seguito la diretta anche del Caliceto, io cerco di inserire lo stop profit appena sotto il massimo di questa barra qui, di questa barra di pullback, cerco di mettere il mio stop profit in questa area qui, quindi qualche tick sotto in questo caso, ma non me l'avrebbe beccato, ma tornando giù, mi avrebbe beccato lo stop profit magari alla pari o magari più uno, ecco quello che metto io. Però se vedo che su determinati livelli ci arriva più volte e sta consolidando in questa zona qui, mi rompe questo livello qui, è chiaro che io mantengo la posizione long e questo livello qui molto probabilmente diventa il livello di supporto, ma il mio target sarà sotto le spike precedenti, sotto questo massimo qui e sotto questo massimo qui sarà il mio target. È chiaro che se vedo che arriva su questa zona qui, poi ritraccio un attimo, ma ho gestito la posizione, mi metto lo stop profit, faccio vedere un attimo, quindi rompe questo livello di massimo, questo è il mio livello di supporto, quindi casomai quando mi arriva qui mi metto lo stop o prendo profitto in questa zona qui oppure metto lo stop in questa zona qui. Ma il mio target principalmente è questo. Quindi se ho un contratto vado a gestirlo, mi metto a più 1. Se sono una volta che sono a più 5 tick, metto lo stop alla pari, quindi non subisco più la perdita, metto lo stop profit a più 5. Se sono magari più 10, più 15, è chiaro che magari lo gestisco in maniera dinamica, quindi vado a vedere se non mi va a target, vado a vedere come gestirlo. Vuol dire che a più 5 metto a più 1 o alla pari il mio take profit, quindi sarà un take profit alla pari, vuol dire che non guadagno niente. Se sono a più 9 di gain, lo metto a più 4. Se sono magari ho lo stop di 15 tick, se sono a più 15, magari vado a target direttamente, più 15 lo lascio lì a target. Oppure, casomai, lo innalzo un attimo, da più 5 l'ho messo a più 1, più 9 lo metto a più 4, più 15 lo metterò a più 9, magari, ok. Però non devo seguirlo troppo ravvicinato il mio take profit, perché alla fine rischio che me lo vada a beccare. Hai più 15, lo metto più 13, me lo va a beccare abbastanza velocemente, quindi cerco di dare un po' di lasco sulla mia operatività. Naturalmente se c'è qualche domanda finché sto spiegando, Giuseppe, tu interrompimi pure. Sì, Andrea, a proposito del CCA ti chiedeva se anticipa solo su time frame bassi o se hai notato anche una certa comunque concomitanza su time frame più alti. Su time frame più alti adopero altri tipi di pattern, su time frame bassi solitamente quello che anticipo io è su time frame abbastanza bassi, quindi solitamente io lo adopero su 2 minuti, 2 massimo 5 minuti è il time frame che adopero per il CCI. E mi sembra averlo spiegato anche sul webinar che avevo fatto l'altra volta, l'ho spiegato proprio il time frame che io adopero. Quindi il primo gestione del take profit l'abbiamo, allora più 5 metto la pari o più 1, più 9 la metto più 4, più 14 più 15 è il mio target, magari ho 5 tick stop, 15 di guadagno, ho 4 di stop, 12 di guadagno. Questa è la maniera leggermente più semplice di gestire l'operazione. È chiaro che appena sono in guadagno cerco di mettere subito in protezione il mio gain, non voglio fare nemmeno stop, perché se metto mi va a più 5
più 5 metri, allora sullo stop, qui sotto, mi torno indietro, mi becca lo stop, alla fine, anziché chiudere l'operazione alla pari, il mio rischio è quello di subire una perdita veramente importante, quindi anziché avere il guadagno di 10 euro alla pari, mi trovo meno 50 euro, questo è il concetto principale, quindi io appena sono un attimino, il mercato va nella mia direzione, metto lo stop profit alla pari o a più uno, quindi l'operazione la chiudo alla pari. Paolo, c'è un'altra domanda sul discorso del break even. Quando parli di break even, tieni conto anche delle commissioni spread? Solitamente sul future sì, metto a più uno. Solitamente metto a più uno. Non è detto anche sul future, delle volte lo metto a più uno, più due. La scorsa settimana ero sull'oro dollaro, l'ho messo due volte a più due, mi ho beccato tutte e due volte e sto profit alla pari, quindi ci ho rimesso i soldi in commissione. Solitamente cerco di guadagnare qualcosina, ecco, di portare a casa qualcosina, dico ok, lo metto a più uno. Però dobbiamo capire una cosa, perché finché un attimino in trading range, no, mi è partito un attimo, magari il mercato non è partito, ma io l'ho preso qui e un attimo in trading range, aspetto un attimo che parta una barra, quindi aspetto 4-5 minuti prima di metterlo alla pari, perché il rischio mi va subito a più 4, più 5, sono passati 3-4 minuti e magari vado a metterlo alla pari, me lo becca subito. Quindi i primissimi minuti sono un attimo di attesa, di consolidamento del prezzo e mi può fare qualche piccola oscillazione. Mi va a più 5, dopo 30 secondi lo metto alla pari, tante volte me lo va a beccare. Quindi aspetto 3 o 4 minuti prima di metterlo alla pari. Quindi lo lascio lì in stop, in perdita, aspetto qui 3-4 minuti, vedo che già più 5, più 6, dico ok, va bene. Mi sembra che si sia allontanato dal mio ingresso, quindi metto lo stop loss, lo stop alla pari più 1. Però solitamente io lavoro tanto a ridosso dei minimi e dei massimi, quindi solitamente quando mi parte il movimento, avendolo comprato, essendo uno dei primi che lo compra il titolo, solitamente me lo becca raramente lo stop. Sì, me lo becca anche a me, magari 30% delle volte me lo va a beccare stop a più 1 o alla pari, però solitamente è difficile che me lo vada a beccare perché mi prendo anche un bel movimento. Quindi questo qui è quando abbiamo un contratto, vuol dire abbiamo una size ridotta a 0,01, vado a target, è chiaro che se guadagno un centesimo posso lasciare lo stop anche sotto livello, però è importante allenarsi in questa maniera qui, perché già ragiono su come devo lavorare nel caso in cui dopo, in un secondo tempo, quando divento più bravino, riesco a innalzare un attimino la mia size. Quindi vedo che all'inizio sono profittevole, quindi riesco a gestire bene le operazioni in questa maniera qui, quindi è chiaro che cerco di innalzare subito lo stop loss alla pari. Abbasso un attimino questa piattaforma, quindi si vede un pochino meglio il grafico. Andiamo a vedere adesso, nel caso qui, quindi faccio vedere in maniera dinamica oppure in maniera anche come si può inserire lo stop, magari in maniera grafica, quindi in maniera grafica, in maniera dinamica, oppure avendo dei multipli di contratti. Allora, io solitamente, allora, o entro con un contratto o solitamente posso entrare, allora, abbiamo fatto il primo esempio con un contratto. Ok, con un contratto abbiamo detto che a più 5 metto lo stop alla pari o più 1, più 9 lo metto a più 4, se sono, oppure vado direttamente a target. Okay? Facciamo finta che io abbia due contratti. Sono tanto bravo a disegnare. Vediamo se riesco. Due contratti. Allora, facciamo finta, i due contratti, io ho lo stop che è sui due contratti di 5T. Ok, 5T che è il stop. Il primo contratto lo metto in guadagno di 5T. Deve essere uguale, identico al mio stop, quindi meno 5 più 5 è il mio primo target. Quindi il mio primo target, ho 4 tick di stop, più 4 esco dal mercato con un contratto. Mantengo in essere l'altro contratto. Quindi lo stop loss che ho io su quello strumento mi corrisponde al primo take profit. Vuol dire più, meno 5 più 5 meno 6 più 6 meno 4 più 4. Okay? Mi resta un contratto adesso. Quindi io vado a togliere l'emotività, vado a togliere le emozioni dal mercato. Quindi se mi resta un contratto, ho già preso 5 tick dal primo, 5 dal primo contratto, il secondo contratto lo metto alla pari. Quindi sposto il mio stop loss, il mio take profit, alla fine lo stop loss alla pari, alla fine
e quindi vado a togliere le emozioni al mercato. Lo tengo lì. Quello lì è quello che devo cercare di prendere più movimento possibile. Quindi anche se mi va a più 9, non lo metto a più 4. Lo tengo lì, lo innalzo a più 1, quindi lo tengo largo, largo, perché quello lì è quello che deve farmi guadagnare più di tutti. E cerco di un target ambizioso, quindi cerco magari questo livello, quindi non cercherò questo livello, se l'ho preso qui non cerco questo livello, che magari a 3 volte o 4 volte il mio stop, cerco questo livello qui, quindi questo è il primo livello da dove il mercato si è staccato, ha rotto, si è fermato, ha rotto il livello, quindi questa è la mia zona dove io metterò il mio target, quindi lo metterò un tick sotto questo massimo qui, di questa barra qui, quindi lo metto qui, mi becca lo stop, dopo non sto lì a pensare di ricomprarlo di nuovo appena mi ritraccio un attimo, se va su di più, a me non mi interessa niente, cerco di rimanere concentrato per vedere mai se il mercato dopo mi dà un'operazione short, addirittura c'era un calicetto short sempre, guarda caso, sempre col discorso che avevamo una divergenza anche qui, in questo caso qui avevamo una divergenza anche sul CCI, quindi avevamo long, lo short è un altro long leggermente più basso, per chi ha seguito, sembra fatto apposta questo grafico qui sul webinar che avevamo fatto l'altra volta, Giuseppe. Quindi è fatto proprio apposta. Per cui ho due contratti, primo contratto lo metto fuori allo stesso valore del mio stop, il secondo lo tengo per vedere di prendere più movimento possibile. Andiamo adesso a vedere se ho tre contratti. Chiaro che questi sono multipli dopo, ho due contratti, lo faccio con quattro nella stessa maniera. Lo faccio con 8 nella stessa maniera, ho 1000 azioni, ne ho 3000, faccio, ho 2000 azioni, lo faccio in questa maniera qui, 1000 le vendo sullo stesso livello magari che ho il mio stop, quindi più 5, ho il mio target perché avevo meno 5 il mio stop. E dopo tengo la rimanenza per vedere di prendere più movimento possibile. Andiamo a vedere adesso come mi comporterò se ho tre contratti. Quindi abbiamo 1, 2 e 3. Naturalmente dopo questi sono multipli, dovete vedere voi se entrate con 6, con 7, entro con 6.000 azioni, lo gestisco in questa maniera qui, entro con 9.000 azioni, lo gestisco come gestisco i tre contratti. Quindi tre contratti vuol dire che io, il primo contratto, allora ho lo stop loss che è di meno 5 tick, di meno 5, vuol dire che il primo contratto lo metto fuori a più 5. Il secondo contratto lo metto fuori, allora è chiaro che appena ho preso il take profit a più 5 me ne restano due. I due contratti vado a togliere, come avevo fatto nel primo caso, vado a togliere le emozioni dal mercato. Quindi lo metto tutte e due alla pari, non li lascio a meno 5, li metto alla pari. Ho già portato a casa 5 tick, anche se mi beccano stop alla pari, a me non me ne frega niente, ripenserò all'operazione successiva. Quindi il secondo contratto lo metto fuori il doppio rispetto al primo target, vuol dire se il primo target è stato a più 5, il secondo lo metterò fuori a più 10. Ok? Quindi il secondo contratto lo metto fuori a più 10. Me ne rimane uno. Cosa farò con quell'uno? Lo lascio sempre là dove era o lo sposto più in alto? Solitamente io lo sposto magari a più 1, però lo lascio là a più 1, perché voglio prendere più trend possibile. In questo caso vado a vedere la resistenza più importante, poteva essere questa, ma se il più 10 mi arriva in questa zona qui, è chiaro che io il terzo contratto non lo inserirò qui, ma cercherò di vedere quando il mercato mi dà le condizioni di tentare uno short. Vuol dire che in questo caso qui il mio contratto l'avrei liquidato in questa zona qui, perché abbiamo un calicetto dove c'è la divergenza sul CCI e quindi io avrei fatto lo short lì, quindi avrei fatto chiuso la mia operazione long, perché ho visto che il mercato va su, l'indicatore mi viene giù, chiudo la mia operazione long, perché molto probabilmente c'è un'operazione short che devo mettere in atto in quel momento lì, e casomai entro con tre contratti short. A quel livello lì mi metto lo stop sopra il livello del calicetto. Ok? È chiaro tutto quanto? Quindi più 5, se ho i tre contratti, più 5 il primo, metto alla pari i due contratti, metto il doppio rispetto al mio target, il primo target che era più 5, metto più 10, il terzo vado a gestirlo in maniera dinamica, quindi cerco di prendere il più possibile e lo vado a vendere quando vedo, ho le condizioni per tentare qualche short. Quindi me ne dimentico, lo lascio più uno, vado a vedere di prendere più trend possibile, altrimenti faremo fatica a prendere il trend. L'importante è prendere il trend, perché una volta alla settimana dobbiamo cercare di prendere un trend, altrimenti rimaniamo sempre lì col conto. Ci sono domande, Giuseppe? Allora, Paolo, ti chiedono da cosa dipende la scelta di uno, due, tre contratti?
del tutto comunque. Uno, due o tre contratti dipende dalla bontà dell'operazione. Vuol dire, se il mercato, allora, lavorando principalmente in fasi di controtrend, solitamente vado a vedere che ci sia un bel movimento. Se non c'è un movimento ampio, è inutile che vada a prendere un titolo magari che mi ha fatto un trend 0,20, un'accelerazione 0,20, 0,30, vado a prendere tre contratti. Se ho una fase, come un elastico, no? Il mercato si è tirato tanto e mi ha fatto vedere un importante patte grafico. In questo caso qui mi ha fatto veramente vedere un patte grafico spettacolare, anche perché c'era che era veramente oltre che in divergenza aveva anche questa punta molto importante, quindi io vado a vedere anche l'angolazione del CCI e questo aveva veramente una bella angolazione. La bella angolazione l'aveva qui sopra, una brutta angolazione ce l'aveva qui. Okay, quindi in questo caso qui non sarei entrato perché avevo un'angolazione che era piatta. Invece se c'è una bella angolazione pare come questa, potete dare l'acquisto. In questo caso non c'era l'acquisto perché non c'era una divergenza e alla fine questa operazione non l'avrei fatta, ma avrei fatto questa e questa. Quindi queste due, tra le due, tra questa e questa è più bella, questa qua. Quindi qui sarei entrato magari con tre contratti, qui magari sarei entrato con due. Sarei entrato magari qui con 3.000 azioni, facciamo un esempio. Le prime 1.000 le avrei liquidate, la prima accelerazione, la seconda le avrei liquidate in questa zona qui, la terza le avrei liquidate in questa zona qui, oppure, come ho detto precedentemente, quando mi dà un segnale di short. Qui sarei entrato con 2.000 perché vedo che il mercato, non mi aspettavo che dopo il mercato venisse giù in maniera così importante, quindi ne avrei fatte magari 2.000 o 1.500, avrei dimezzato la mia strategia. Quindi in base alla bontà del mio ingresso, perché vedo che con quel pattern grafico lì, ad esempio il BHS, che è quello che prediligo io sul BHS, avendo lo stop veramente molto stretto, entro costantemente con size veramente più importanti. Però deve essere un BHS che ha rotto tutti i minimi, mi ha rotto tutti i massimi, mi ha fatto come un elastico, mi ha fatto un movimento veramente importante al mercato, mi è uscito magari dalle, non ho per il bandi bolli, non ho per il bolli profile, mi è uscito dalla value area. Quindi c'è un eccesso che si è spostato molto molto fuori dalla value area. Vuol dire che chi magari sa la value area, sono, stiamo qui, l'argomento di oggi è la gestione del trade. Per cui sul volume profile abbiamo una configurazione grafica, una configurazione volume profile così, quindi questa gaussiana, e quindi abbiamo la prima divisione standard, che abbiamo la value area low e la value area high. Poi abbiamo la seconda divisione standard, facciamo finta che sia in questa zona qui, è chiaro che io preferisco che arrivi in questa zona qui, quindi da qui mi esca anche fuori dalla seconda divisione standard, è chiaro, distribuzione di volumi, è chiaro che io cercherò di aprire più posizioni long qui, più operazioni short in questa zona qui, perché siamo su un eccesso importante. Vado a vedere come si è provocato l'eccesso, se mi è partito da una parte all'altra della value area, è chiaro che qui ho un eccesso importante. Se invece il mercato restazionava qui, in parte va su, è chiaro che questo è il primo movimento e quindi qui entrerò una size inferiore. Spero sia un attimino chiaro, ho già detto un po' di cose anche per quanto riguarda la distribuzione dei volumi e il volume profile, come cerco di comportarmi io. Andando adesso in una slide, magari, che vi ho fatto vedere come gestirlo magari a livello di dati. Paolo, ti chiedono cos'è il DHS, Mario. Il DHS è un pattern grafico da me teorizzato, Big Alter Stop, la grande caccia di stop, dove magari mi ha formato un minimo e solitamente, sapendo che sotto questo minimo qui ci sono parecchi ordini di stop, se io sono entrato qui, è chiaro che tutti gli ordini di stop sono posizionati in questa zona qui. Qui abbiamo un BHS lineare, perché vediamo in forte accelerazione, il mercato si stabilizza, va su, rompe di nuovo questo minimo qui, e quindi in questa zona qui magari si poteva scattare un ingresso per vedere se il mercato invertiva. Solitamente un BHS è la grande caccia di stop, che vanno a caccia le mani forti per cercare di stoppare le persone che sono entrate magari su questo livello, quindi vanno a cacciare gli stop sopra questo livello. Dopo, se il mercato rientra in questa fase qui, io mi metto short, dove il supermercato viene giù. È scritto di recente un libro, giusto, Paolo, su questo? C'è un libro sul BHS, che addirittura c'è un PDF in omaggio per chi si iscrive magari a Top Borsa, quindi c'è un PDF in omaggio che parla appunto del BHS, e quindi potete trovarlo in omaggio per chi si iscrive al canale di topborsa.com. E poi, sì, poi è chiaro che un BHS
faccio vedere un po' su che time frame lo adoperiamo. È un libro che è stato scritto nel 2006, quindi è abbastanza vecchio. Dopo ci sono altri tipi di BHS, però è importante capire un attimino come cercare di comportarsi su determinati livelli. Un BHS potrebbe essere anche una fase di trading range, una fase di trading range dove magari il mercato, ho già spiegato delle volte, rompe il massimo. Se mi rientra, è chiaro che io cerco subito l'operazione short per vedere magari se mi va giù dall'altra parte. Perché solitamente i trading range, i punti di swing solitamente vengono rotti e 7 volte su 10 rientrano. Quindi se io mi rompo questo punto di swing e me lo rompe senza accelerare, non mi va troppo distante, ma me lo rompe di poco, di qualche tick, rientra, faccio l'operazione short. Se me lo rompe di 7-8 tick, è chiaro, mi rientra, non faccio più lo short perché ho lo stop. Di 8-10 tick, io solitamente con lo stop troppo largo non faccio l'operazione. Quindi devo romperlo con e crearmi un rischio limitato, quindi creare il mio stop, il rischio del mio stop. Devo avere di perdere pochi soldi. Quindi se perdo pochi soldi, apro l'operazione. Se perdo tanti soldi, non apro l'operazione. Quindi se perdo poco, è chiaro che entro con più contratti. Se perdo tanto, entro con una size inferiore. Magari ho lo stop di 10 tick, anziché entrare magari con un lotto, in questo caso prendiamo il CFD, entro con 0,03, 0,05. Ecco, entro con una size inferiore perché vedo che mi sta recuperando un livello importante. Il mio stop è largo, quindi entro con una size inferiore. Se lo stop è stretto, entro con una size superiore. Ecco il motivo per cui io cerco di ottimizzare le entrate in questa maniera qui. Vi faccio vedere adesso, se non ci sono altre domande, vi faccio vedere No, per il momento no. Ok, allora vi faccio vedere un pochino la slide che ho preparato per voi e quindi vi faccio capire un attimino. Dopo l'entrata nell'operazione ci sono due modi per gestire i profit. Inserire il target matematico, quindi possiamo inserire un target matematico, un attimo, vado a inserire Maria, la penna rossa così si vede meglio, un target matematico, e qual è il risultato del corretto rapporto profit-perdita. È chiaro che se io ho un'operazione che ho 5 tick di target, 5 tick di stop, non la metto neanche in piedi. Metto in piedi un'operazione per avere un target ambizioso. Dopo, gestendo l'operazione, è facile che magari mi prenda lo stop di 5-6 tick, ma la mia partenza è per prendere un movimento. Allora, quando perché fare questi strumenti qui, l'euro dollaro, l'S&P 500, il Dow Jones, il Nasdaq, il DAX, cioè non apro l'operazione per avere magari 20 tick di guadagno, 20 di perdita, non la metto neanche in piedi. Deve avere 5 di perdita, 5-6 di perdita e 15-20 di guadagno. Dopo magari non ci arrivo a guadagnarne 15, però nel frattempo mi fa un'oscillazione di prezzo di 5-6-7 tick, la metto in protezione più 1 più 2 e ho preso 2 tick di guadagno, ma se devo aprire l'operazione per prendere 1 o 2 tick e perdere 2 tick, non la metto neanche in piedi l'operazione così. Magari uno ha 80% di probabilità a suo favore, dice ok, metto l'operazione in guadagno di 5 tick per perderne 5, ho 70-80% delle volte che mi va bene, ha un senso questa cosa qui, però alla lunga vi dico la verità che dopo staccate, perché aprite tante operazioni e rischiate veramente di staccarmi. È chiaro che magari potrei avere una percentuale abbastanza alta del 75% su determinati pattern grafici, lo dico ok, ho 10 tick stop, posso anche usare 10 tick stop, però magari ne ho 15-20 che solitamente quella configurazione grafica mi dà un target di 15-20 tick con lo stop di 10. Però dico ok, ho un rischio rendimento 1,5-2 e quindi posso metterli in piedi perché ho il 70% di probabilità mi fuori. Con rischio di rendimento 1-1 solitamente faccio fatica a mettere in piedi l'operazione, però questo è il mio pensiero. Se voi vi trovate bene lavorare così, avete un rischio di rendimento 1-1 e questo vi permette di essere profittevoli, continuate così, non niente in contrario. Se abbiamo un rischio di rendimento 1-1, vediamo che la percentuale a nostro favore è importante, è dalla nostra parte, quindi vale la pena di fare quel tipo di operazione. Andiamo a vedere adesso in maniera dinamica, quindi vi spiego un attimo in maniera dinamica come si fa l'operazione. Facciamo finta che io sono entrato su questi livelli qui, sono entrato in questa zona qui, vedo il mercato che sta salendo. Lo posso gestire in maniera dinamica, quindi siamo in time frame magari 2 minuti, allora vado a vedere magari se il titolo va su. Quindi posso inserire un ordine di stop, profit, una volta che mi rompe
come minimo di una barra precedente. Qui siamo su un time frame, su un grafico a time frame a 2 minuti, facciamo un esempio. Però ho tanti ragazzi che fanno questa gestione su time frame, non è un time frame, ma le barre a range, le range bar. Vuol dire che le range bar, ma abbiamo tutte delle barre a 6 tick, a 7 tick, a 7, 8 tick, vuol dire che magari sull'ottavo tick mi chiude la barra, il range che avevo io a 7 tick, sull'ottavo mi chiude, parte l'altra barra a 7, 8 tick, magari mi fa una serie di 7, 8 barre che va su continuamente, va su, quindi il range è di 7, 8 tick, quindi sono tutte barre uguali, e quindi mi inserisco lo stop sotto la prima barra che mi rompe magari il range a 7, 8 tick, vuol dire magari mi ha fatto 3, 4 barre così, mi fa un'altra barra che mi fa una candela fatta in questa maniera qui, che qui c'è 7-8 tick, chiude, apre l'altra barra, ma mi fa su, non mi rompe il tick precedente, è chiaro che se torna giù qui, allora mi metto lo stop. È chiaro che sulle barre range potrebbe avere anche un senso dire, ok, la gestisco sulle barre range, la prima barra che mi rompe il minimo della barra precedente, chiudo l'operazione short. Ho qualche ragazzo addirittura che non la chiude su questa barra qui, sotto il minimo di questa, ma me la chiude sotto il minimo di questa. Lui dice, ok, ho 3 barre range che mi vanno su. Vedo la quarta che mi chiude così, la quinta apre qui, rompe questa barra qui, dopo riparte, allora io mi lascio sempre lo stop qui. Quindi magari mi chiude in questa maniera qui, mi fa un'altra barretta, a 7-8 barre, a 7-8 range, chiude qua, allora lo stop che ce l'avevo qui, lo sposto qui. Quindi vedete che sono un attimino più lasco per quanto riguarda il mio take profit. In questo caso, nel primo esempio che ho fatto, lo stop loss sarebbe, lo stop profit sarebbe stato gestito qui. Quindi questa barra mi va a rompere il minimo della barra precedente, sono in una fase di rialzo, mi rompe il minimo della barra precedente, quindi esco su questa barra rossa perché magari mi ha rotto questo minimo qui. Quindi un tick sotto questo minimo inserisco il mio stop loss, il mio stake profit in questo caso, quindi l'avevo acquistata qui. Mi innalzo un attimo sempre sotto i minimi delle barre precedenti una volta che hanno chiuso, quindi questa barra qui chiude qui, mi metto lo stop loss sotto qui, stop profit in questo caso. La barra qui chiude qui sopra, stop profit in questo qui. In questa barra qui mi rompe il minimo, quindi esco dal mercato. In questo caso siamo su un trend rialzista, mi metto, faccio un'operazione short, facciamo finta, sono entrato su questi livelli qui, faccio un'operazione short, ma questa è la mia candela d'ingresso. Una volta che il mercato mi prende la direzione, allora dico ok, mi stoppo, il primo barra che mi rompe il massimo della barra precedente, quindi se sono short devo chiudere l'operazione long nel senso chiudo l'operazione short, quindi acquisto, vado ad acquistare il titolo una volta che mi rompe il massimo della barra precedente. In questo caso il mio take profit sarebbe stato prodotto in questa barra qui che mi ha rotto il massimo di questa barra qui rossa, quindi mi ha rotto il massimo, quindi qui chiudo qui sopra. Calcolate che non aspetto la chiusura finché la barra si sta muovendo, quindi la barra in formazione, quindi che si sta formando, mi rompe il massimo della barra precedente, dopo questa barra magari ha chiuso qui, ma poteva chiudere anche qua magari, quindi chiude qua, non avrebbe beccato lo stop, invece io chiudo una volta che la barra in formazione mi rompe il massimo della barra precedente. Quindi sulle barre in formazione solitamente entro e metto lo stop sempre sulle barre in formazione. Con questo abbiamo chiuso un po' il discorso sia sulla gestione dinamica per quanto riguarda un contratto, 2 contratti, 3 contratti, oppure i lotti, oppure le azioni, oppure per quanto riguarda anche la gestione del trade in maniera grafica, sia per quanto riguarda il range bar, oppure per quanto riguarda anche il tempo, queste barre sono varie, una barra a tempo a 2 minuti, e cerco di chiudere l'operazione sulle barre a tempo. Una cosa importante che vi dico, solitamente io, se vedo che il mercato ha fatto delle belle spike a ribasso, ma su un grafico daily, perché la mia analisi parte sempre da un grafico daily, e io sono entrato su questi valori minimi qui su un time frame a 2 minuti, una volta che il mercato mi è andato nella mia direzione, magari avevo, facciamo un esempio, 1000 azioni, nel liquido magari 300 o liquido 700 azioni, liquido 2/3 dell'operazione che viene essere, io ho acquistato il titolo su un time frame a 2 minuti, però ho visto che c'era una grossa discesa su un time frame daily, io questa operazione la porto su un grafico daily per cercare di prendere un bel movimento. Quindi lo stesso concetto che abbiamo visto prima su un time frame a 2 minuti, perché mi ha fatto un eccesso, lo stesso eccesso lo vado a vedere su un time frame daily,
l'ho acquisto sul time frame basso per gestire il rischio sul time frame basso, però cerco di portare la mia operazione sul time frame daily per cercare di vedere di prendere un movimento importante. Sul time frame daily solitamente prendiamo veramente dei gran bei movimenti, e se qualcuno mi ha seguito ha visto come ho cercato di prendere sul time frame basso anche di Azorin per cercare di prendere, di portarla sul time frame alto. Addirittura l'ho presa a 137, avevo detto che il mio target era 155, alla fine l'ho venduta a 155, ho fatto vedere sulle mie dirette che l'ho venduta su quel livello lì. Quindi spero sia chiaro questo concetto, come cercare di trasformare un'operazione intraday in daily. So, se io vedo che queste sono tutte barre daily, vedo questo ribasso qui, è chiaro che se sono entrato su questo livello qui, su time frame a 2 minuti, cerco di portarlo su time frame daily per vedere, perché su daily questo massimo rispetto al time frame a 2 minuti è veramente un trend importante, e su questo qui è ancora più importante, su questo livello qui è ancora più importante. Quindi i massimi nelle barre precedenti sui daily sono tutti i miei livelli di possibili target. Ok, io con la gestione del trade avrei terminato. Se ci sono delle domande in merito a Mari, a qualcosa inerente a questo argomento, oppure qualcosa che volete sapere, è chiaro che io sono a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Sì, allora, c'è qualche domanda, questa di Stefano, forse più rivolta a me, perché parla di TickMill. Con i CFD tipo euro dollaro, con queste entrate 4 pip di stop sono più rischiosi anche se TickMill è SN? Allora, diciamo che lo spread su euro dollaro con TickMill è 0, quindi la forchetta bid e ask sullo stesso livello, e quindi si possono gestire queste situazioni in scalping, quindi con 4 o 5 pip di stop assolutamente sì. Ci sono moltissimi sistemi di trading che lavorano in scalping con queste gestioni di pip, soprattutto su euro dollaro che è molto liquido, quindi lo spread rimane a 0 praticamente su tutte le varie sessioni, e poi c'è la commissione che è molto bassa. Paolo, poi ti chiedono se la gestione grafica che hai fatto vedere si sposa bene con la gestione multicontratto, se le due cose sono abbinabili. Sì, sono abbinabili anche col multicontratto, però abbiamo già detto che col multicontratto io solitamente quando mi parte lo stop di 5 più 5 io chiudo l'operazione. È chiaro che gli altri due contratti che ho, ma in essere cerco di prendere movimento sulla gestione del trade sul grafico daily oppure intraday, su quelle barre lì che vado a gestire il trade in una maniera lì, sì, esatto. Ok, perfetto. Poi ti chiedono se la gestione del trade si sposa anche bene con la gestione del CCI, se praticamente fai anche la gestione del trade guardando gli oscillatori oppure soltanto monetario. Si può anche sposare anche con CCI, perché dopo mi dava un ingresso short, quindi si può anche sposare con CCI. Però devo avere la conformazione, il grafico e CCI, cioè le due cose che vanno insieme, non guardando solo CCI, dobbiamo guardare sempre le due cose insieme, come spiegato nel webinar che abbiamo fatto. È veramente un bel webinar. Sono stati ragazzi che addirittura ci hanno fatto i complimenti perché hanno preso veramente di bei trade, se ti ricordi Giuseppe. Che sì, sì, io infatti adesso ho anche postato la playlist in chat con tutti i webinar fatti in casa TickMill, tra cui quelli di Paolo Serafini. Andate a guardare perché veramente c'è tanta roba, abbiamo spiegato molte, molte cose, quindi sicuramente sono un valore aggiunto insieme a questa gestione del trade, quindi mi invito a guardarli quando avete un po' di tempo. Ok, allora Paolo, vediamo se ci sono altre domande. Vado a vedere anche un attimo su Facebook. Vi ricordo che c'è anche la registrazione da domani, sarà disponibile sempre sullo stesso canale che vi ho inviato. Allora no, su Facebook non leggo altre domande, quindi direi che va bene così. Sì, anche qui non ci sono. E a questo punto, Paolo, io direi che diamo l'appuntamento al prossimo e ultimo webinar che faremo intorno a settembre, perché adesso, tra l'altro, questo mese ci sono gli europei, quindi non andiamo a interferire su questi orari. Poi, comunque, Paolo andrà anche in vacanza. Diciamo che riprendiamo a settembre con... Mario però chiede capitalizzazione e commissioni. Forse Paolo ti chiede
No, no. È un discorso, sì, ha detto giusto, di capitalizzazione e commissioni. È chiaro che questo discorso lo affronterò su una diretta che farò Facebook, personalmente sul canale Top Borsa di Paolo Serafini, canale Facebook, e quindi parlerò proprio di capitalizzazione, perché è un argomento abbastanza importante. È chiaro che magari, come ha fatto vedere Giuseppe poco fa, hanno i CFD, hanno i future, quindi potete fare parecchi strumenti finanziari. È chiaro che tradare magari un future come l'S&P 500 sono un po' di capitalizzazione, perché 4.000 punti, quota 50 dollari appunto, siamo oltre 200.000 dollari di controvalore. E capire un attimino quello che stiamo facendo, perché ma ne parlerò dettagliatamente sul... Però vi do un accenno solo così. È importante essere capitalizzati, perché altrimenti, se non siamo capitalizzati, il rischio è veramente molto alto di essere sempre lì con le operazioni, essere sempre in affanno alla ricerca del trade che mi faccia guadagnare, raddoppiare il capitale, e alla fine così non andiamo da nessuna parte. Poca capitalizzazione, deve entrare con pochi contratti, quindi deve entrare veramente con poco. Tanta capitalizzazione, posso fare delle belle operazioni, quindi il rischio riesco a contenerlo meglio. È chiaro che dopo, se non sono capace di lavorare, essendo tanto capitalizzato, rischio di perdere veramente tanti soldi. Però facciamo un esempio. Io ho detto capitalizzazione e commissioni, e per quanto riguarda la leva, io non la dopo mai, la leva non la dopo mai, a meno che non faccia trading intraday sulle azioni, e posso adoperare la leva anche su CFD, su future, posso adoperare la leva, però non posso adoperare la leva avendo un capitale ridotto. Vi faccio un esempio. Sull'S&P 500 e il future, il controvalore è oltre 200.000 dollari, siamo a 4.200, siamo oltre i 200.000 dollari, 50 euro appunto, è chiaro che siamo ben oltre i 200.000 dollari. Se io ho anche la percentuale di vantaggio a mio favore, facciamo un esempio, io vado al casino, faccio questo esempio, pensateci questa sera a questa cosa che vi dico. Il casino, quella sera lì, mi fa una promozione, mi dice: guarda Paolo, questa sera alla roulette, tu se punti il rosso guadagni, punti 50 euro, ne guadagni 50. Punti il nero, l'ho detto rosso perché non mi ricordo più se era rosso, punto rosso 50 euro, guadagno solo la posta in palio 50 euro. Però se punti il nero, anziché 50, ne guadagni 70 euro. Chiaro che è un vantaggio enorme, guadagnare una posta il 40% rispetto alla posta che metto lì seduto. Allora, io mi siedo al tavolo a giocare tutta la sera, però se in portafoglio ho 500 euro, non mi siedo a puntare 50 euro, perché dopo 10 puntate ho perso già i soldi. Quindi ho un vantaggio enorme a mio favore puntare sul rosso, perché ho il 40% in più di guadagno, però ho il capitale ridotto, quindi ho un vantaggio statistico e percentuale a mio favore, ho sempre il 50% che venga rosso-nero, però se ho una serie consecutiva che arriva nero, mi fanno tutti i soldi, quindi il mio vantaggio va a sfumare, perché ho adoperato, avevo pochi soldi a disposizione. Beh, se però io ho 2-3 mila euro, mi metto lì, o 10 mila euro, mi metto lì tutta la sera, sono convinto che a mio parere, anche se ho una serie negativa, che perdo, quella serie perdo magari i 500 euro, sono sicuro che a fine serata vengo fuori vincente. E quindi è importante capire questa cosa qui. Pensateci questa sera: avere un capitale ridotto mi fa lavorare male, perché alla fine sono sempre in secondo, sempre continuamente al mercato. Però questo, il capitale ridotto deve entrare con una serie inferiore. Quindi sì, il caso di mi dice la puntata minima è 50 euro, ho il 40% di guadagno. Però se io ho il 40% di guadagno e punto un euro, è chiaro che posso farlo. Con 500 euro posso lavorare appunto alla roulette tutta la sera, alla roulette rosso nero, lo punto tutta la sera, perché la puntata minima è un euro magari, e ho la possibilità di guadagnare il 40% di più ogni volta che vinco. Quindi con capitale, anche se ho capitale ridotto, abbasso la size, però so che alla fine ho la percentuale a mio favore e so che alla fine serata io andrò fuori vincente dalla serata. Però è stato un attimo meno chiaro questo concetto qui. Mai Paolo, poi ne parleremo nell'ultimo anche webinar conclusivo, così chiudiamo un po' tutto il cerchio.
Poi magari mi invito anche a utilizzare i CFD sui vari indici, perché ci sono i microlotti, pensate che un punto equivale a un centesimo, quindi gli si può fare una gestione straordinaria senza appunto rischiare magari cifre importanti come poi sui futures. Ok, grazie Paolo, io ti ringrazio per il tuo tempo e vi do appuntamento al prossimo webinar con Paolo. Non c'è ancora la data, però riceverete Sì. sicuramente tutte le informazioni del caso via email o comunque sui vari social. Grazie Paolo. Grazie mille a te Giuseppe e a tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione, quindi avete capito che avete la possibilità con Tick Mill di lavorare con 6 serie dotate, non vergognatevi di guadagnare qualche centesimo, imparate come ho imparato io a guadagnare qualche mille, io guadagnavo 2.000 lire, 3.000 lire, alla fine mezzo euro, 2 euro, 1 euro e mezzo, 3 euro e da lì ho iniziato dopo a capire come cercare di guadagnare in borsa e trasformare questo come lavoro vero e proprio. Quindi non vergognatevi, se avete la possibilità con Tick Mill di guadagnare 1 centesimo, 2 centesimi, 3 centesimi, ma alla fine in quella maniera lì riuscirete a essere costanti e capire come essere profittevoli tutti i giorni sul mercato. Ciao Giuseppe, ciao a tutti voi, buona Grande giornata a tutti, Paolo, grazie. grazie a tutti, buona serata.